Bene, allora proseguo con la mia risposta all'utente Oihartono Cia che nel frattempo poi ha cambiato nick o forse aveva due profili, non lo so. L'altro profilo o l'altro nick è Francesco Lombardo. A volte capitano questi cambiamenti improvvisi e repentini di nick ma anche di profilo. Vorrei sapere come fanno e perché lo fanno, no? Probabilmente è un modo per depistare. Allora, questo signore qua avevo detto, no, che ero rimasto proprio alla seconda frase, alla seconda frase che mi ha scritto riguardo il complottismo, no? Da notare che non è che faccia una critica a tutto il discorso che ho fatto sui complottismi, prende un argomento, no? Cioè la terminologia che viene applicata ai complottismi, no? Vi costruisce sopra una teoria anch'essa complottistica, no? E mi dice: che credibilità può avere uno che non si rende conto che gli scrivono il vocabolario davanti agli occhi, no? Cioè, già questo denota moltissime cose, no? Allora, lui crede che quello che deve essere credibile sono io, no? Una cosa assolutamente delirante e assurda, e vi spiego perché. Immaginate un processo in cui il pubblico ministero dice: il colpevole è lui, e dice chiaramente è colpevole, sono sicuro che è colpevole, e quando gli si chiede che prove ha, ha nessuna. Nessuna, non vedete che è evidente che è colpevole, no? L'avvocato difensore dice: no, il mio imputato si dichiara innocente e non abbiamo nessun motivo per credere che sia colpevole. Il pubblico ministero risponde: ma che credibilità ha uno, cioè lei che credibilità crede di poter avere, dato che usa un linguaggio che non è innocentista, insomma, cioè non è il linguaggio che dovrebbe avere un difensore, cioè che dimostri che l'imputato è innocente, no? Allora, a quel punto penso che nel processo, cioè, magari gli si dice al pubblico ministero: scusi, sa, ma non è lui che deve dimostrare che è innocente, è lei che deve dimostrare che è colpevole, perché uno fino a prova contraria è sempre innocente, no? Cioè siamo tutti innocenti di delitti e scatta processo giudiziario nel momento in cui c'è il sospetto che non lo sia, ed è il meccanismo giudiziario che deve dimostrare che quello è colpevole. E cioè, è così che funziona la giustizia, è così che dovrebbe funzionare anche la logica, no? Cioè, se una cosa non si sa se esiste, se l'unicorno rosa non si sa se esiste e non c'è nessuna prova che esista, non è che qualcuno deve dimostrare che non esiste l'unicorno rosa, sono quelli che credono nell'unicorno rosa che devono dimostrare la sua esistenza. Quindi non sono io che devo essere credibile, sei tu complottista, o meglio teorico della cospirazione, che devi essere credibile. Ecco, questo Oihartono Cia rovescia, ragiona in modo rovesciato, e questo dimostra già appunto che si tratta di persone che ragionano in modo rovesciato, vedono il mondo a rovescio, non hanno una visione della realtà valida, razionale, vivono nel mondo delle loro fantasie. Questa è la dimostrazione, cioè il solo fatto che mi dica che
che devo essere io credibile, dimostra che non hanno visione della realtà. Comunque, a parte il fatto, no, che già l'idea che la parola complottismo abbia cambiato significato a causa di un complotto già dimostra la mentalità complottistica, cioè vedere a tutti i costi i complotti in ogni cosa, no? Perché uno, vabbè, supponiamo veramente che ci sia una conventicola di intellettuali che ha cambiato il linguaggio, no? Cioè che ha propagandato ad arte il cambiamento di significato di complottista da complottatore, complottante, a teorico della cospirazione. Ecco, no? E a che scopo? Cioè, a che scopo si cambierebbe il concetto in questo senso? A voler dire che i complotti non esistono? Perché sotto sotto sembrerebbe voler dire questo, no? Allora, no, perché normalmente i complottisti, i teorici della cospirazione, quando vedono l'incredulità di tanta gente, no, insomma, non vedo perché dover pensare che esistano delle cose che non vedono, perché il complotto non lo vedo, non ci sono prove che ci siano, non è stato preso nessun colpevole, nessuno ha confessato di aver ordito un tale gigantesco complotto, quindi che motivo ho per pensare che ci siano? Quando si trovano di fronte all'incredulità della gente, considerano anche l'incredulità come parte del complotto, cioè tu non ci credi perché o sei manipolato dal complotto, no? Oppure sei anche tu un servo del complotto. Voi vedete che a ragionare con questa gente non si cava niente, perché loro sono fermi nella loro idea fissa. Il complotto c'è, per loro è una cosa evidente, no? È una mania di persecuzione, solo che mentre normalmente chi ha la mania di persecuzione normalmente crede che tutti gli altri ce l'abbiano su con lui, no? Probabilmente perché ha un ego smisurato. I teorici della cospirazione non credono principalmente che ce lo sia, cioè che questo fantomatico complotto ce l'abbia su specificamente con loro, ma un po' con tutti quanti, no? Poi pensano anche che se questi complottatori se la prendono specificamente con loro perché loro sono l'araldo della verità, no? E quindi sono una minaccia per questo establishment che si nasconderebbe nell'ombra, no? Allora anche il loro ego si gonfia in quei casi. Ma si tratta sempre di manie di persecuzione, cioè non so se avete mai conosciuto una persona con la mania di persecuzione. Qualsiasi cosa facciate, qualsiasi cosa diciate, la volgerà sempre per dirvi che voi ce l'avete su con lui. Alla fine poi riusciranno nel loro intento, nel senso che chi è convinto che tutti lo odino, alla fine verrà veramente odiato, perché con il suo atteggiamento di persona che sta sempre sulla difensiva, che accusa sempre tutti quanti, che cerca di vendicarsi sugli altri di cose che non hanno mai fatto, no? Ovviamente attira l'odio e alla fine si vede confermato nel proprio odio, no? Perché a loro gli interessa questo, venire confermati nelle loro ossessioni. E così anche i teorici della cospirazione, no? Non si può parlare con loro, non si può discutere. Infatti io non sto rispondendo a questo teorico della cospirazione, quale poi mi ha mandato un altro commento in cui ha confermato in pieno la sua idea ossessiva, no? Io sto parlando per le persone che non sono ancora malate di mente, per metterle in guardia da persone di questo tipo, metterle in guardia dai teorici della cospirazione, che gli fanno vedere le cose in modo alterato, perché ci sono persone che magari per ingenuità o perché non sono informate riguardo determinate cose, magari sul momento possono credere a determinate cose, rimangono condizionati, magari non credono a tutte le balle che gli sono state raccontate perché sono troppo gigantesche, ma alcune balle sì, alcune balle riescono a diffondersi e fanno danno. Fanno danno magari le balle che possono essere mascherate da verità, perché ci sono balle che sono così gigantesche che non puoi nascondere l'elefante dietro un fazzoletto. Però
ce ne sono altri invece che riesce a far passare per cose vere. E questo è sempre dovuto ai teorici della cospirazione. E le vittime sono le persone che in realtà non, di per sé non pensano di vivere in un mondo di complotti, non sono ossessionate, no? Ma possono essere condizionate da idee superstiziose e false, no? Come, non so, l'idea che i gatti neri portano sfortuna, no? Si è propagata per secoli, magari anche fra le stesse persone che amano i gatti, ma per ignoranza, per tradizione, per abitudine, hanno rifiutato dei poveri gattini neri perché erano neri, no? Cioè, la superstizione fa danno. E i teorici della cospirazione sono i nuovi superstiziosi, sono persone che vivono con paure irrazionali, come il superstizioso che ha paura di passare sotto la scala. Loro hanno paure altrettanto radicate ma più sofisticate, che riescono a ingannare, no? Ecco, e di conseguenza faccio questi video proprio per mettere in guardia la gente, no? Cioè, il teorico della cospirazione non va ascoltato, va individuato, va capito nella sua essenza di follia, e non va ascoltato, ecco, perché i matti non vanno ascoltati. Bisogna ascoltare la propria testa, la propria ragione. Bisogna ragionare sulle cose, informarsi soprattutto. La cosa più importante è informarsi. Più vi informate su un determinato, cioè sentite qualcosa, qualche voce strana, informatevi subito e vedete se si tratta di una bufala propagata ad arte da qualche teorico della cospirazione o se invece c'è qualcosa di vero, no? Naturalmente il teorico della cospirazione dice che io sono un mandato dalle alte sfere, no? Per isolare, per crocifiggere i loro poveri araldi della verità che cercano di aiutare le persone riempiendole di ogni sorta di paure, dalle scie chimiche alla paura dei vaccini, alla paura dei microchip, della televisione, di tutto quello che volete, no? Delle sette sataniche e via dicendo. Ora io dico, che aiuto vi può dare una persona che cerca di spaventarvi, di riempirvi di paure di tutti i tipi. Ecco, già questo dovrebbe indurre a cercare di ridimensionare, no? Cioè, nel mondo esistono dei pericoli, ma il mondo è tutto un pericolo. Sinceramente siamo ancora vivi, no? Quindi forse non è proprio così. Allora, continuiamo con i deliri di questo qua, no? Non lo sai che una delle basi della vittoria di un'idea è nell'esistenza di parole che la descrivono? Sì, certo che lo so, no? Infatti, la vittoria di un'idea purtroppo al momento non c'è, perché come ho detto, il termine, a dire vero, no? Il termine che potrebbe sostituire complottista, sarebbe, sulla quale tu ti fermi così tanto, sarebbe teorico della cospirazione, ma è troppo lungo. È anche per questo che si parla di complottisti. Eppure teorico della cospirazione andrebbe benissimo anche per, appunto, se si vuole crocifiggere questi poveri araldi della verità, va molto meglio, no? Cioè, è teorico della cospirazione è a un passo da maniaco della cospirazione, perché io li chiamerei tranquillamente maniaci della cospirazione. Allora lì potresti dire che ti sto crocifiggendo, no? Mentre se ti chiamo complottista, scusa, sai, ma non vedo come ti sto crocifiggendo. Perché ho semplicemente usato una parola che un tempo aveva un altro significato, adesso ne ho un'altra, come capita alla maggior parte delle parole nelle lingue che cambiano significato col passare degli anni e delle generazioni. Non è che qualcuno lo fa apposta di cambiare. Sei tu che non conosci la lingua in sé, il significato di linguaggio. Ecco, e purtroppo sono costretto a chiudere anche stavolta, ma non ho mica finito con questo qua. Arrivederci.